Sì, devo dire che dal 2024, 25, 26 ogni anno ci sarà un anniversario importante fino ad arrivare al 2026 che saranno gli 800 anni della morte di San Francesco. La provincia di Arezzo da questo punto di vista proprio in questi giorni sta firmando un protocollo d'intesa anche con i frati di Chiusi della Verna, lo stesso comune di Chiusi, per presentare il 27 prossimo, dunque di settembre, il dossier su capitale italiana della cultura. Dunque l'alta valle del Tevere, dunque la parte diciamo quella umbra più quella toscana e anche il comune di Chiusi faranno parte di questo grande progetto che ci vedrà diciamo insieme 24, 25, 26 per rafforzare anche la nostra identità che sarà legata al santo di San Francesco, perché la spiritualità oggi è diventato anche un elemento di veicolo turistico di promozione del nostro territorio e tutti questi comuni hanno in sé un elemento fondamentale che ha il sentiero, dunque il cammino di Francesco, degli elementi di spiritualità, penso a Ranghiari, al castello di Montauto dove c'era diciamo, ancora oggi un piccolo reliquia legata all'alzaio di San Francesco, dunque sono tutti degli elementi che in qualche modo fanno sì che un territorio possa avere una visione comune.